sentite? Ecco, ecco, ciao Stefano, adesso ti vediamo. Ti vediamo bene. Ti vediamo bene. Vediamo anche un bel computer che è alle tue spalle. Complimenti per la scelta. Il mio compagno. Ah, ok, allora complimenti al tuo compagno. Porno, sì. Va bene, allora lascio la linea a Riccardo Cristiano per questo spazio certi diritti. Allora, buonasera a tutti i web ascoltatori di TV Radicale. Quest'oggi per il tema omosessualità e disabilità, appunto doppia discriminazione, siamo in compagnia di Stefano Bolognini, che è giornalista e responsabile comunicazione di ArciGay, collaboratore del mensile Gay Pride e autore di libri e saggi sulle tematiche LGBT. Io chiedo a Stefano se c'è la possibilità in istituto di darsi del tu. Sì, diamoci del tu, ci mancherebbe. Sarà tutti perché... Grazie Stefano. Innanzitutto, come è nata l'idea di affrontare questa tematica, che è sicuramente importante e poco conosciuta, almeno nel panorama italiano? Allora, quel mio articolo sugli omodisabili è di qualche anno fa, è un po' datato a questo punto, è un po' di circa 2 anni fa, ma è interessante proprio per questo. 2 o 3 anni fa si parlava molto di più di oggi di disabilità e omosessualità. Se ne parlava perché, per esempio, all'interno di ArciGay era nato un gruppo chiamato Andy Gay, che faceva capo a Roma, nel quale c'era un disabile, e perché anche altre forme di disabilità erano più esposte nel dibattito pubblico. E allora per me, appunto 2 anni fa, era venuto il momento di discuterne ampiamente, cercare di capire che cosa si muovesse, cosa stesse succedendo, anche sulla scorta delle novità che arrivavano dal mondo web, che ha aggregato fra loro i disabili omosessuali e ha dato una parvenza di visibilità a un fenomeno fino allora in qualche modo sconosciuto, se non per i sordi, i non udenti, per cui gruppi, il triangolo silenzioso è un gruppo gay che esiste da più di 20 anni. Ho capito, ma per quanto riguarda invece l'approccio che ha avuto, insomma, questa tematica, perché comunque oltre a essere, diciamo, disabili nel senso più stretto del termine, si è anche, diciamo, discriminati, quindi credo che qui ci sia da spiegare un po' ai nostri web ascoltatori la dualità, insomma, di discriminazione che si ha non soltanto a livello, diciamo, istituzionale, ma probabilmente anche a livello di accesso ai locali pubblici o di problematiche di genere. Disabili omosessuali si tratta di doppia discriminazione, una minoranza nella minoranza. Il disabile omosessuale è oggetto di discriminazione in quanto omosessuale e aggiungiamo questo in quanto disabile. Le discriminazioni sono identiche, cioè la richiesta dei disabili omosessuali che hanno difficoltà motorie, per esempio, è quella dell'accessibilità nei locali. Sovente i circoli commerciali non devono adattare le loro strutture alle regole, essendo circoli culturali, relative alla disabilità, all'accessibilità dei disabili, per cui costituisce un problema ulteriore. Vogliamo aggiungere la questione dell'omosessualità e della relativa visibilità. Quanti omosessuali disabili conosciamo nel dibattito pubblico? È già difficoltoso trovare degli omosessuali in quanto tali, si aggiunge un ulteriore tassello di difficoltà in queste esistenze. Però l'articolo che ho scritto, l'attacco è molto chiaro, parleremo di spine bifide, di cecità, eccetera, ma non verseremo nessun tipo di lacrima, perché nei disabili che ho ascoltato in quell'inchiesta, in realtà le rivendicazioni emergono con estrema forza con forza e decisione, e non il disabile omosessuale non cerca compassione, così cerca soltanto riconoscimento. Io mi trovo in questa condizione e voglio che questa condizione sia pubblica e voglio una soluzione relativa ai miei problemi, e sulla base di questo si sono aggregati sul web dei gruppi di omosessuali disabili a seconda del tipo di disabilità e con chiaramente diverse richieste, insomma, ecco. Sì, sì, no, poi tra l'altro io addirittura qualche tempo fa, sempre, insomma, alla ricerca di questa tematica, lessi addirittura un titolo di un libro che era Il Kama Sabile,
che era un libro scritto da una persona che spiegava anche come affrontare la tematica, insomma, del sesso tra le persone disabili, che magari può essere già cancellata, perché uno pensa al disabile come una persona invalida e quindi che non può beneficiare di un aspetto, quello della vita sentimentale sessuale, che è invece nella sfera di ognuno di noi, cioè sia delle persone eterosessuali che omosessuali. Quando ci si approccia alla disabilità, i disabili non hanno un senso, è come se non l'avessero. È chiaro che però la chiave di volta della sessualità non esclude in qualche modo anche l'idea di un'affettività, cioè esiste un diritto alla sessualità del disabile e io penso di sì, esiste un diritto all'affettività e io penso di sì, e che per il disabile chiaramente è una difficoltà in più quella dell'affettività. Perché come approcciare, come socializzare, i luoghi di socializzazione hanno degli ostacoli di accesso. Già è difficile approcciarsi al disabile in quanto tale, per cui in realtà io credo che per quanto riguarda i disabili eterosessuali e i disabili omosessuali condividano questo tipo di problematiche relative all'affettività e alla socialità, e queste problematiche erano emerse appunto in questo mio lavoro in maniera diversa, nel senso che il web ha consentito anche ai disabili di mettersi sul mercato della ricerca del sesso, online, esprimendo chiaramente quello che sono sulla sedia a rotelle, una disabilità grave, sono infermo, però cerco qualcuno e così via. Se si cerca su Google disabilità omosessualità, sono tanti i commenti, le note, le esperienze personali che vengono raccontate e che fanno parte di un dibattito che non esisteva fino a 3-5 anni fa. 3-5 anni fa in cui la questione omosessualità e disabilità era completamente nascosta, elusa, non esisteva, qualcuno conosceva qualche disabile, ma era una cosa scompaginata. Voglio ribadire però che il mio articolo era relativo a 3 anni fa, in 3 anni non è cambiato molto, non esiste politicamente un interesse a lavorare sulla riduzione della discriminazione di queste persone, non esiste un progetto nazionale o campagne di sensibilizzazione rispetto a questa questione che riguarda, come detto, una minoranza della minoranza. Credo che da parte dei disabili, se posso farmi interprete del loro pensiero, devono farlo loro direttamente, acquisire una visibilità, credo, ancora più decisa di quanto non sia, perché appunto si trovano su internet, ma le questioni sono un po' sfilacciate su 1000 forum, 1000 blog e 1000 rivoli, insomma. Però se posso farmi interprete per loro, io credo che più in generale un'accettazione e una sensibilizzazione alle tematiche più generiche dell'omosessualità abbia una ricaduta positiva anche su di loro. Pronto Stefano, mi senti? Sì, vi sento. Però stranamente è scomparso il mio video. Comunque volevo farti un'altra domanda che non ne sei a conoscenza, ma diciamo questa web TV ha la possibilità di far coinvolgere le persone da casa con una chat che è presente sul sito di www.tvradicale.it, e c'è una ragazza che si chiama Lavinia che ti pone una domanda. Dice, essendo due di discriminazioni differenti, a volte con effetti simili ma con motivazioni molto differenti, credi possa essere un'unica battaglia? Cioè lei vuol dire, penso, a livello politico. Non capisco quali... la discriminazione del fatto di essere... Assolutamente, sì, io credo che nel pacchetto di rivendicazioni dovrebbe entrare direttamente quelle che vengono dai disabili. C'è, io credo, da parte dei disabili, è uscito un sondaggio... su un sito di disabili sul matrimonio gay. Ah, ecco. A maggioranza in questo sondaggio esprime vicinanza per il matrimonio gay, apertura rispetto al matrimonio gay. Mi pare che di questo sondaggio di averlo letto qualche tempo fa, si parla addirittura del 60% degli interpellati, o sbaglio?
che sì, sono favorevoli a... A favore di, dei disabili interpellati dal sito, o disabili, adesso non ricordo il sito, è favorevole al matrimonio gay. E quindi in qualche modo la condizione di disabilità e quindi di diversità avvicina alla condizione di omosessualità e di diversità. E quindi io credo che entrambe le battaglie debbano andare insieme. Il passaggio non è ancora stato fatto, cioè ci sono iniziative in tutta Italia, ma mi vedete in video perché non mi vedo più. Io non ti vedo nemmeno più, effettivamente vedo soltanto la tua immagine. Puoi prova a cliccare magari sull'icona del video. Ecco, adesso dovrebbe riandare tutto. Ricaricare, esatto. Sì, ti rivediamo. Come si dice? Dicevo, queste iniziative diffuse sul territorio nazionale sono ancora piccole numericamente perché possano acquisire forza e visibilità nel dibattito pubblico. E penso al triangolo silenzioso, che esperienza c'è da sempre, che ha in qualche modo avvicinato anche la comunità omosessuale a tutti i Pride, ai discorsi finali. C'è un interprete nella lingua dei segni. E questo è un modo, è una vittoria secondo me dei non udenti, che sono riusciti a imporre alla comunità omosessuale di parlare a tutti, anche a loro. Ma a quanti dibattiti, su quanti palchi esiste un interprete della lingua dei segni? Io ne ricordo zero, mi pare, nel senso che non ho visto al di là del Gay Pride così, no? Per cui io credo che le tematiche siano vicine, sia facile anche la comprensione tra la comunità omosessuale e la comunità disabile, cioè c'è vicinanza nella differenza, insomma, in qualche modo, e comprensione per una battaglia comune. Il mio è anche un appello agli omosessuali disabili a uscire allo scoperto senza particolari problemi, cioè il grosso problema di visibilità che abbiamo in Italia sull'omosessualità colpisce doppiamente gli omosessuali disabili, però devono essere loro a uscire allo scoperto. Ricordo un non vedente, quando avevo scritto che aveva un sito e che raccontava le sue difficoltà di non vedente omosessuale nella ricerca del partner, nell'avvicinamento con le altre persone. Io credo che non esista più quel sito, che era un punto di partenza, perché non è, questa persona non è stata sostenuta da altri, non ha trovato l'ausilio di altri, e probabilmente avrebbe dovuto trovare l'ausilio anche di vedenti, non solo di non vedenti, insomma, ecco. Un po' come, diciamo, non ghettizzarsi anche per le persone omosessuali, cioè è come dire lasciamo che questa causa sia sposata dalle persone eterosessuali per quanto riguarda le battaglie della comunità LGBT, lo stesso potrebbe valere per le persone disabili, cioè non ghettizzare l'idea della persona disabile, ma farla diciamo propria, e quindi anche della stessa comunità LGBT. Ma per venire allo scoperto, secondo te c'è necessità di qualche campagna di sensibilizzazione come è avvenuto per l'omosessualità? No, io dico semplicemente contattate l'associazionismo organizzato. C'è un associazionismo organizzato, c'è il gruppo radicale Certi Diritti che può lavorare politicamente per portare avanti delle campagne anche che arrivano in Parlamento con una serie, se vogliamo parlare di radicali, ma c'è anche ArciGay. Cioè ArciGay, che conosce come si struttura un gruppo, può essere d'ausilio a delle persone, però ci vuole anche una spinta dal basso, cioè non è che dall'alto io posso calare e creare un gruppo di disabili se non, cioè non so da che parte cominciare e che tipo di rivendicazione puoi portare avanti. E quindi ecco, il mio è anche un appello a rivolgersi ai disabili omosessuali, lesbiche o transessuali eventualmente, a rivolgersi all'associazionismo strutturato per cercare di emergere, di uscire allo scoperto. Non è un caso che esista un'inchiesta, una in Italia sulla questione, che è la mia, che è stata ripresa persino, e quindi all'interno dell'universo della disabilità italiana, delle organizzazioni che si rivolgono ai disabili, era stata ripresa da HPress, che è un'agenzia stampa relativa alle questioni dei disabili. La cosa mi aveva fatto piacere perché allora voleva dire, gestita da disabili, voleva dire che avevo trovato anche la chiave di volta giusta per il trattamento del tema, che non è noi poveri disabili piagniamo, ma noi disabili abbiamo da dire questo, esistiamo, ci siamo. In più
avevo cercato, senza peli sulla lingua, anche di aprire la questione della sessualità, però nel corso di questa intervista sto ribadendo che è l'affettività quello che conta, sì. Anche, cioè è chiaro che esiste un diritto alla sessualità, ma esiste un diritto all'affettività, e sul diritto alla sessualità avevo insistito, mi ero divertito addirittura andando a cercare un'espressione pubblica, visibile della sessualità disabile, e trovando addirittura dei supporti pornografici eterosessuali, sì. Partecipavano dei disabili, e raccontandolo, nel senso che i commenti a un video porno prodotto da uno spagnolo sedia a rotelle suscitava, e vai, guarda anche noi, cioè suscitava dei commenti molto di parte, compiaciuti, e vai, anche noi, ecco. Come trombiamo. E questo mi aveva incuriosito, quest'ambito, così in più c'è tutto un mondo nascosto su cui disabili mi hanno chiesto ma parlano un po' meno, così, ma cioè, insomma, faccio il giornalista per dirle le cose, fatto di appunto annunci online e di persone che cercano disabili per avere una sessualità. È una sessualità malata per qualcuno, per qualcun altro no, così via. È chiaro, rimanga chiaro, che esiste un diritto al sesso per i disabili, e che altri paesi, sì. Proprio sulla base di questo diritto alla sessualità dei disabili, si sono dotati di, come posso dire, di volontari che vanno a letto con i disabili. È una sorta di prostituzione legalizzata, dove è legalizzata. Certo, certo, certo. Ma diciamo che già esiste nei paesi le sex worker, quindi penso che le sex worker per i disabili o comunque sia la stessa cosa, sì, penso. Però erano rivolte agli eterosessuali. La Svizzera si sta aprendo anche alla questione quando stavo scrivendo il pezzo io, si stava aprendo anche alla questione dell'omosessualità, e la Danimarca pure. Attenzione però, stiamo parlando di, ribadiamolo che esiste un diritto alla sessualità, ma io disabile, nell'eventualità fossi disabile, perché devo essere costretto ad andare con una sex worker o una facilitatrice sessuale? Nel senso che ho il diritto di conoscere, incontrare, vedere le persone come tutti gli altri esseri umani, immagino proprio di sì, e quindi è su questo che dobbiamo insistere. E comunque non nascondo che l'ipotesi di aprire a sex worker così può e dovrebbe diventare oggetto di dibattito. Pensi che però questa cosa possa avvenire in Italia con la situazione del Vaticano, che è sempre, diciamo, presente soprattutto sui temi che riguardano la libertà sessuale, ma parliamo anche della stessa contraccezione o non so, di tutto quello che concerne la sessualità? Cioè è come se alla fine un qualcosa che dovrebbe riguardare il libero arbitrio del cittadino poi diventa una questione di Stato. Io sono ottimista, nel senso che il Vaticano può e deve fare il suo lavoro, cioè dire la sua in merito a quello che è quello in cui crede, quello in cui pensa. Però esiste una società laica, esiste una politica che deve essere laica, deve far fronte ai bisogni dei cittadini. Quando questi bisogni i cittadini sono espressi, dovranno arrivare delle risposte. Adesso per 18 anni non ne abbiamo avute di risposte, o sono state contraddittorie, c'è molta frustrazione, capisco così, però se siamo qui a parlare di disabilità e omosessualità vuol dire che sono stati fatti enormi passi avanti, perché era un problema che sulla carta non esisteva. Adesso la questione esiste, è stata posta, dovrebbe essere posta con più forza, immagino, e così via, però a mio parere in qualche modo si dovrà aprire il dibattito anche sulla questione dei sex worker che si rivolgono ai disabili. Tu prima parlavi che le associazioni come ad esempio l'Arcigay, la Certi Diritti, possono dare una svolta politica. Pensi che a questo punto, siccome parlavi di rivoluzione dal basso, le associazioni locali, magari quelle più piccole, quelle che magari vedono nello specifico situazioni di discriminazione o comunque situazioni che le cose a carattere nazionale non riescono a essere ben osservate. Ad esempio io ho esperienza diretta di una persona gay e disabile che magari non riesce a uscire allo scoperto per ragioni anche di ordine pratico, perché effettivamente per poter vivere movimento, questione di movimento, esatto, è questione di movimento, perché no,
cioè segregati, no? Una sorta di segregazione. Io, 19enne, costretto a interpellare la mia famiglia tutte le volte che devo uscire di casa perché ho la sedia a rotelle, ho difficoltà di movimento, devo rivolgermi alla mia famiglia dicendo io sono omosessuale per farmi portare in un porto. In questo caso, cioè, e quindi devo porre il problema immediatamente in famiglia e la famiglia può stabilire se portarmi o meno, cioè dipendo molto più da vicino di un 19enne che può uscire con le sue gambe e sì, così. Anche in questo caso io suggerisco di rivolgersi, c'è una certa attenzione dal punto di vista locale e si può trovare una modalità, a mio parere, con i volontari di Arcigay anche di territorio, non siamo purtroppo in tutte le città, però in molte città ci siamo, per trovare un modo, una strada per riuscire a frequentarsi magari, insomma, ecco, e uscire anche da situazioni evidentemente di emarginazione, così. Considera che anche dal punto di vista della disabilità sono stati fatti passi avanti enormi, cioè proprio grazie al web, che ha posto la questione, cioè la mia inchiesta nasce anche perché sul web finalmente qualcuno si era preoccupato di fare mailing list nel quali i disabili potessero condividere questi loro problemi. Tu un poco fa hai accennato alla questione delle famiglie, cioè io mi domando spesso, già è difficile dire di essere gay in famiglia, quando si è anche disabili, come secondo te le famiglie reagiscono? Se mai avuto caso di persone che hanno dichiarato di essere gay e quindi anche poi disabili, perché lì non è una questione di dichiararlo, lo si è e basta. C'è stato qualche caso? Credo sia differente come in ogni coming out, come in ogni uscita pubblica, dipende dalla famiglia nella quale si è. E ne ho viste di tutti i colori, dalla famiglia di estrema sinistra che chiudeva in casa il figlio, e alla famiglia di estrema destra che accettava la cosa perché c'era un parente di quarto, un cugino di quarto grado che lo era ed era una persona non dico che il coming out è un salto del buio, anche rispetto al coming out si sono fatti passi avanti enormi. Leggete magari il mio libro, così, Pubblicità Progresso, una famiglia normale. Qual è il tuo libro? Scusa, lo vuoi dire, giusto per Una famiglia normale, come abbiamo disinnescato la bomba gay, nella quale racconto il mio percorso di coming out all'interno della mia famiglia, famiglia per cui sa anche la nonna di 80 anni, ho affrontato anche la nonna ultra ottantenne, no, attualmente ultra ottantenne, quando era 75enne, 78enne, insomma, ecco, rispetto all'omosessualità. A me è andata bene, in una famiglia difficile, un padre di estrema destra, un fratello leghista, insomma, e così via. Benissimo, sei capitato proprio bene. Il processo sei capitato proprio bene, È stato funzionale anche perché c'era la mia, cioè è un processo dialettico, non immaginiamo che il coming out debba essere un buttare lì la bomba. Anche il disabile deve imparare queste cose, nel senso che nell'affrontare la famiglia non si trova totalmente solo sprovvisto di strumenti, si può leggere cos'è un coming out e immagino che la famiglia disabile quanto la famiglia del non disabile si trovi si trovi di fronte alle medesime paure. Non lo so se nel disabile, nella famiglia del disabile si possa presupporre possono essere più apprensive di famiglie di non disabili, però ci troviamo di fronte davvero a una vastità di possibilità di casi, storie di vita, così che mi sento di dire che il problema è identico, cioè insomma, ecco, tra disabili e non disabili, cioè con i disabili e non disabili omosessuali condividono la stessa difficoltà anche. Io sono d'accordissimo con te, se non per una piccola cosa che mi è venuta, diciamo, in questo momento, pensando un po' alle libertà che ha una persona disabile, perché magari se uno decide di dirlo e può decidere di andarsene via di casa, magari un disabile è forse un pochino più bloccato, perché forse, non so, anche a livello di indipendenza economica, poi dipende anche dal tipo di disabile probabilmente, perché se la disabilità, perché tu dicevi effettivamente nel tuo articolo, parlavi di spina bifida, parlavi di situazioni un po' al limite, quindi
quindi anche la questione della mobilità forse è anche limitante sotto il profilo del coming out, non so. Io ti ripeto, ho una sola esperienza di un amico che purtroppo versa in questa situazione e lui probabilmente non lo ha mai fatto il coming out, anche se gli amici lo sanno, per una questione di, non dico di convenienza, ma proprio per una questione che forse non era nemmeno necessario. Forse però il tema della sessualità, quello no, quello sì, invece anche i non disabili, nel senso non lo so se allora è chiaro che dipende dal grado di gravità della disabilità, però ecco, cioè, non lo so cosa possiamo aggiungere sull'argomento, nel senso, io suggerisco il coming out sempre. In ogni caso, tu dici sempre, cioè, comunque di fare il coming out. Io penso che la strada per un disabile è quello, come per tutti gli altri, quello di cercare di sdoganarsi dalla famiglia, eccetera. Poi dipende dal grado e dal livello di disabilità, insomma. Certo, questo sì. Io volevo farti anche un'altra domanda, visto che comunque tu sei, come dicevamo prima, responsabile di comunicazione di ArciGay. Io volevo chiederti quanto è cambiata, com'è cambiata soprattutto, e quanto è cambiata l'immagine delle persone omosessuali nei media, visto che sei anche un giornalista. Cioè, tu cosa noti, diciamo, differenze dal passato all'oggi, come vengono trattati un pochino gli omosessuali in genere? Cioè, c'è stata una rivoluzione copernicana, una favolosa, così ci metto qualcosa di un po' colorato. Un po' colorato. Nel senso che partendo dagli anni 60, l'omosessualità era legata alle pagine della cronaca nera come vizio, fango, vergogna e così via, siamo arrivati a una trattazione neutra della questione omosessuale, con alcune cose che non vanno ancora bene, nel senso che può capitare ancora che un CC calabrese regionale dica 2-3 anni fa efferato omicidio nello squallido ambiente omosessuale. Oppure un'attenzione soprattutto a certi media, la TV, al piagnisteo, quello che appunto volevo evitare con la questione dei disabili. Il piagnisteo sugli omosessuali è porre gli omosessuali, rappresentare gli omosessuali sempre solo come vittime. E io trovo che sia vittime di omofobia, vittime di discriminazioni e così via. Sembrerebbe quasi che per la TV italiana la narrazione della serenità, della gioia, della felicità degli omosessuali sia in qualche modo preclusa, e anche questo condividiamo in qualche modo con i disabili. Cioè, quante storie di coppie miste, disabile, non disabile, escono pubblicamente così, cioè la cronaca o la TV, e secondo me il berlusconismo su questo ha avuto un certo effetto, ha bisogno del caso umano, e secondo me come giornalisti dobbiamo rifuggire questo modo, cioè se posso al disabile che non è al disabile se potrò cercherò magari di raccontare. Tu non vuoi l'aspetto praticamente, diciamo, della spettacolarizzazione un po' della vicenda, quindi la compassione, la solita cosa che magari ti rimballo la chiesa, quello che tirano in ballo i media, che vogliono far vedere un pochino l'aspetto più compassionevole, cioè di pietismo, quello tu, diciamo, rifugi nel tuo articolo. E penso che sia la soluzione, cioè, nel senso, ok, sono disabile, ok, sono omosessuale, cosa sto a casa a piangere? No, cerco di vivere la mia vita e la mia omosessualità come deve essere vissuta, nei limiti che mi pone eventualmente il mio corpo e così via. Il caso del triangolo silenzioso e dei sordi da questo punto di vista è eclatante. A mio parere per le persone non udenti esistono, l'omofobia, hanno molta meno omofobia, hanno un approccio alla sessualità molto aperto, perché non filtrato da quello che sentono. Non sentire l'omofobia, cioè parlare male dei froci, eccetera, 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 okay, per 10-20 anni, cioè
per un individuo vuol dire crescerlo armoniosamente, quindi hanno un approccio anche all'omosessualità molto più naturale. Naturale anche di me, che ho fatto i conti con la mia omosessualità, naturale anche di tanti omosessuali, credo, che hanno fatto i conti con la loro omosessualità e che fanno comunque costantemente i conti con quello che ascoltano. È chiaro che non possiamo valutarla come un punto di vista, cioè come un pregio, nel senso che le difficoltà che pone la sordità nella comunicazione sono elevatissime. Però ecco, da questo punto di vista i sordi sono i più integrati all'interno della comunità omosessuale. Ciechi purtroppo è molto, credo che il prossimo passo dovrà essere sicuramente quello della cecità. Un po' quello che dici tu nel tuo libro è come quando si parla dell'omosessualità come una malattia e si dice poverini, e quindi si vuole giustificare, come fa un pochino la Chiesa, dici guarda, sei omosessuale, sei un peccatore, devi fare castità, quindi ti devi reprimere un pochino. È la stessa cosa che un po' si dice ai disabili, cancellando l'idea della sessualità sia gay che etero. Poi addirittura adesso ti dico un'altra cosa, che tu parlavi di omofobia poco fa, sempre in chat dicono e scrivono, l'omofobia si vede anche, nel 90% dei casi la leggi in faccia alla gente. Quindi forse una persona diceva, addirittura qualcuno scrive, e te la scrivono anche addosso a cazzotti. E, vabbè, il sordo magari non la sente, e la battutina magari omofoba, o forse non sente le... però probabilmente riesce a percepirlo. Tu pensi che riesca... questo stanno scrivendo? Dai, immagino di sì, ecco, però ho conosciuto un trito, conosco numerosi omosessuali sordi, e hanno, a mio parere, questo approccio, forse non posso generalizzare, fanno bene quelli della chat a dirmelo, insomma, ecco. Loro stanno facendo, magari non lo so, poi dice addirittura, credo che il non sentire non protegga dall'omofobia, però io credo che sia comunque anche una questione di mettersi un po' nei panni delle persone sorde, perché nessuno di noi, essendo sordo, non può nemmeno comprendere cosa voglia dire esserlo, però il fatto della doppia discriminazione io la vedo come una cosa fondamentale, come battaglia comune da poter affrontare insieme alle persone disabili. Volevo chiederti che, per esempio, da questo punto di vista, CGA Palermo ha un gruppo di sordi che sta lavorando molto, per esempio, per traduzione online di video, di interviste, cose di questo tipo, sì. Quindi è chiaro che quello che stiamo dicendo io e te è totalmente precluso a... Io addirittura adesso, parlando della questione un pochino della diversità in genere e quindi di come lo si approccia, poi ho dal tuo articolo sono un pochino andato a spulciare un po' gli altri articoli che hai scritto sul tuo sito stefanobolognini.it e quindi su Omosofia, e addirittura parlavi di barboni gay. E a me questo mi ha un attimino fatto pensare, perché è un articolo recentissimo, è di ottobre, io l'ho letto da poco, sono rimasto un po' corto. Allora, sono 15 anni che scrivo di omosessualità, un po' me le invento, però ecco, questa dei barboni è stata, anche lì nessuno si è mai posto il problema di andare a cercare di capire come per chi vive situazioni di disagio economico forte viva un orientamento sessuale differente, e il problema sta fuori perché prima di tutto da quell'articolo è emerso che vivere sotto i ponti, stare sulla strada può essere o è parte dell'esperienza di queste persone, sì, senza tetto, ma lo è fino a un certo punto, perché esistono delle strutture pubbliche. Ma come si pone una struttura pubblica con una transessuale che si presenta perché non ha più casa e cose di questo tipo? Come si pone il diciottenne, diciassettenne che non ha un lavoro, cacciato di casa, che finisce sulla strada, cioè, e la famiglia non ne vuole più sapere, no? E quindi a partire in qualche modo da questo, e grazie a una ricerca fatta da ArchiGay, abbiamo tracciato un profilo qualitativo, perché le quantità non si sa il numero di barboni in Italia, è un percorso in aumento, ti dicono, per gli italiani, lo era più per gli immigrati, anche qui la doppia discriminazione, immigrati più omosessuali, per esempio, che ritorna a essere interessante.
E quindi ecco, mi sono rivolto a questo e scoprendo anche cose importanti, come per quanto, scoprendo, come per quanto riguarda i disabili, cioè anche il barbone esprime il bisogno, la volontà, esprime il diritto all'affettività e alla sessualità. E quindi ho raccontato di storie di coppie di omosessuali senza tetto che vivono da anni sulla strada, nel caso di una coppia di Bologna e così via, e che fanno anche della loro omosessualità una bandiera, per cui insomma così, altri invece lo tengono completamente nascosto, hanno vissuto i sofferti e così via, insomma ecco. Ho smentito la questione per cui il senza tetto omosessuale può vedere, ma non nella maggioranza dei casi, nella prostituzione una via di fuga, ma non nella maggioranza dei casi, insomma cose di questo tipo. Io mi domandavo però, anche di barboni gay, di disabili. No, perché sono minoranze, cioè alla fine poi comunque la dualità della battaglia, che dicevano ad esempio anche in chat e me lo stavano ripetendo più volte in questo momento, è la dualità della battaglia poi alla fine, che comunque accomuna sia le minoranze ma sia in generale, non per forza debbano essere persone che vengono contraddistinte da qualcosa di unico. Lo si parlava anche sugli eterosessuali stessi, sulla battaglia del matrimonio, cioè l'associazione di scusami, vorrei ribadirlo, però il tono è quello che conta, nel senso che ho lavorato anni come ufficio stampa di un onorevole, dell'onorevole Grillini. L'onorevole Grillini, sì, esatto. 3-4 anni come a Roma, e quando mi chiamavano le TV mi chiedevano vorrei una lesbica amputata amputata, costretta a letto, che stia in coppia con una lesbica albina extracomunitaria. Cioè l'eccesso praticamente. No? Però ecco, questo era quello questo è quello che vuole la televisione. L'informazione è andata a cercare altrove, insomma, ecco, io ho cercato di dove possibile raccontare delle realtà che intersecano le nostre esistenze in maniera costante, ma di cui non ci rendiamo conto, ecco. Certo, io volevo domandarti un po' cosa pensavi tu da giornalista per quanto riguarda la battaglia del matrimonio, la sentenza un po' della Corte Costituzionale che ha in teoria bocciato i ricorsi, ma non ha fatto altro che poi fissare dei punti fondamentali. Ah, sei partito dai disabili per arrivare ai matrimoni. Sì, perché anche loro hanno diritto, giusto? L'hai detto prima nel sondaggio. Che la battaglia di piena parità del matrimonio gay stia trovando in questa che noi abbiamo chiamato la via giuridica, cioè nel rivolgersi ai tribunali per dei ricorsi, una nuova linfa. Per 20 anni il movimento gay ha cercato di bussare alle porte del Parlamento, delle altre associazioni, di creare una complicità, di convincere l'opinione pubblica e così via, e non abbiamo ottenuto nulla, se non il fatto che se ne sia almeno parlato e si sia posto il problema. Cioè il problema è posto, e il problema trova sotto le braccia, nel senso che ogni volta che quel politico e quell'altro ritornano sulla questione del matrimonio gay, la questione ritorna di attualità. È un problema aperto, è un problema che l'Occidente sta cercando di risolvere in maniera diversa, e come per quanto riguarda la questione della schiavitù, cioè una volta che lo Stato ha abolito la schiavitù negli Stati Uniti, pian piano tutti gli altri Stati l'hanno abolita, quello del matrimonio gay si arriverà al matrimonio gay in tutti gli Stati, insomma, ecco, in cui c'è ancora la pena di morte, ci metteranno di più e così via. L'anomalia italiana da questo punto di vista è un ambito politico completamente bloccato, una sorta di dittatura sotterranea che sembrerebbe essere finita ieri, ma vediamo come va domani con i nomi che si faranno al governo, e da questo punto di vista non ci sono più speranze. Cioè, cosa andiamo a bussare a questo Parlamento che non dà risposte a nessuno, al mondo del lavoro e così via, così. Però, e quindi io credo che la via giuridica con i ricorsi debba continuare, cioè gli omosessuali devono presentarsi proprio ai loro comuni e dire questa coppia eterosessuale ha questo diritto singolo, ok, per esempio la pensione di reversibilità, io che ho perso il partner, sono un vedovo gay, va bene, mi presento in tribunale perché per 20 anni sono stato con questa persona e non ho questo singolo diritto, e secondo me continuerà da questo punto di
vista la battaglia di certi diritti, ma anche di Rete Lanford, ma anche di Archigame, cioè più se i ricorsi saranno, più massa di ricorsi ci sarà. È chiaro che sarà il Parlamento a dover decidere, però dai tribunali può arrivare un impulso, una qualche apertura e così via. Dall'altra parte credo che manchi totalmente al Paese allora, se la battaglia politica non ha dato risposta, quella dei tribunali le sta incominciando da adesso, manca totalmente al Paese la battaglia in ambito sociale e culturale, cioè gli avvocati, avvocati gay e no, si sono messi insieme, hanno fatto questa associazione che si chiama Avvocatura per Rete Lanford. Sono tre anni che stanno facendo conferenze a tutti gli avvocati in Italia, che valgono come, come crediti, non ho capito come il loro ordine, però in qualche modo valgono, sulla questione del matrimonio gay. Siamo all'assurdo che gli avvocati italiani sono più preparati sulla questione del matrimonio gay che i politici, perché il problema è prettamente politico, non giurisprudenziale, quindi siamo, per questo credo che di essere all'assurdo. Però chi si rivolge per esempio al mondo della scuola, per corsi di approfondimento per insegnanti sulla questione dell'omofobia nelle classi? Chi si rivolge? Io so che ha fatto qualcosa. questo è vero, eh. Però, ecco, è molto difficile comunque riuscire a fare qualcosa di nazionale con un governo contro, nel senso che così un governo di centrodestra, ma anche un centrosinistra che non è, cioè, che non abbiamo ancora convinto sull'ABC, cioè fino a due giorni fa ho letto qualche intervento in cui parlavo di omosessualità come scelta, per cui avrei scelto di essere quello che sono, ma per favore, ho scelto di essere visibilmente la mia omosessualità, ma proprio sull'ABC non ci siamo, no? A centrodestra come a centrosinistra, e quindi vabbè, a 35 anni mi rimane una sana un'anarchia da seguire, via, ma cosa c'è? Ma sai forse su cos'è, Stefano? Io penso che nella questione che dicevi, sai, si sceglie di essere omosessuali, anche perché ci sono delle tematiche che aleggiano sempre sia a destra che a sinistra, e sono quelle che tu scrivi nel tuo sito, che parlano di teorie riparative. Fino a quando ci sarà gente come Luca, cioè come si chiama, come Luca Di Tolve, che scrive il libro Quando ero gay, e magari una casta che è quella effettivamente della chiesa che lo porta avanti, e ci sono famiglie che hanno una persona gay in famiglia e si sente, dice, forse può guarire, allora anche i politici cavalcano l'onda, secondo me, in maniera negativa. Infatti il tuo articolo è bellissimo, quello sul, l'ho letto con interesse, perché avevo letto precedentemente il libro del Luca Di Tolve e sulle teorie riparative di Giuseppe. Sì, è proprio una cosa allucinante. Una discesa nell'inferno dell'omosessualità. No, ma mi piace dal punto di vista stilistico, nel senso che, cioè, ce ne vuole per riuscire a mettere insieme tanto pregiudizio relativo all'omosessuale. Cioè, gli omosessuali fanno solo sesso, gli omosessuali si ammalano, gli omosessuali, cioè, tutto un delirio così, però ecco, qua apriremo al campo delle terapie riparative che è davvero sterminato e curioso. È però una parte, credo, della Chiesa, la più retriva, che abbraccia questo tipo di teorie. E il problema è chi sta nel mezzo, è chi non vuole informarsi, è chi dà voce semplicemente dei pregiudizi che uno interiorizza perché è vissuto in questa società che fino a 20 anni fa, 30 anni fa, discriminava molto più fortemente gli omosessuali, aveva un approccio medico relativo alla medicalizzazione. Insomma, lo stesso Di Pietro due giorni fa ha detto mettere insieme centrodestra e centrosinistra è come mettere insieme due uomini a letto, non sono riproduttivi. Ed è questo tipo di cultura, questo tipo di modalità di approccio che va abbattuto. Come lo si fa? Parlando, semplicemente, esprimendosi e con la visibilità. È a questa che invito gli omosessuali, insomma, e gli eterosessuali amici degli omosessuali.
Invece tu cosa pensi della questione di qualche tempo fa, quando si parlava di coming out, che lo sanno tutti che cos'è, anche se sarebbe giusto spiegarlo sempre di più, e invece dell'outing a livello politico come strumento negativo, diciamo, di allora, sputtanamento vero e proprio? Dai. Allora, l'outing, voglio fare io outing, nel senso, io sono un giornalista, ho il dovere di dire la verità. I politici hanno il dovere di non essere ipocriti, ok? Se un politico omosessuale vota o fa discorsi omofobi, è giusto che sia sputtanato. Sputtanato vuol dire con le prove, cioè va fotografato con l'amante, va raccolta la testimonianza del prostituto con cui è andato e così via. E questo è l'outing all'americana. In Italia abbiamo fatto un pastrocchio. Qualcuno ha voluto fare un pastrocco all'italiana per ottenere facile visibilità, che è durata 2 giorni, ma visibilità di cui ci siamo dimenticati, cioè cosa ha portato quest'outing? Ho letto un'analisi che diceva via, dopo questa messa di outing abbiamo sentito molto meno preti, suore, frati parlare male di omosessualità e anche i politici. Sì, giorni fa di Pietro. Certo. Per cui quest'arma non è scontata, potrebbe essere forse, però bisogna farlo con la responsabilità di metterci la faccia. Cioè, io Stefano Bolognini dico che un articolo in cui dico Rosy Bindi è lesbica, ipoteticamente vive con la compagna, fa tutto questo e quest'altro e ha affossato la legge contro l'uomo. Questo non ha un senso. Nel caso un anonimo fa 10 nomi senza portare nessuna prova, questo è tosse, questo va, secondo me va condannato fortemente, ma come se dicessi vi do una lista di 10 nomi di prostitute, cioè sì. In qualche modo a questo atteggiamento dello sputtanamento, sputtano 10 omosessuali, è anche un po' fuori, nel senso che qualcosa di tipo sputtanale. No, io sputtano l'ipocrisia, non certo. L'omosessuale quanto omosessuale, l'ipocrisia di un politico, di qualcuno che, cioè, del responsabile personale che prende omosessuali e che finocchia, cioè, cose di questo tipo, ecco. E su questi certo. Casi lo farei se avessi delle prove. Io ho tanti nomi nella mia agenda, ma non ho ancora le prove, magari mi ci metterò, ecco. Però scusa, da giornalista, quindi comunque tu saresti propenso a, a un po'. Sì. Anche perché non lo vedi, diciamo, come un aspetto negativo, è un po' come sfatare l'ipocrisia in sé del difendere un certo stile di vita che è quello della famiglia del Mulino Bianco, come dice Sergio Rovasio, e poi però alle spalle vivere la propria sessualità. È come se alla fine dovessero farsi loro una sorta di omofobia interiorizzata. Perché praticamente poi alla fine è quello. Stefano, io ho un'altra domanda da farti che secondo me è fondamentale per quanto riguarda l'aspetto della cultura un po' in Italia. Pensi che levando dalle istituzioni questo cattolicesimo e questa diciamo religiosità, che comunque non è una religiosità piena, è una religiosità fatta un po' da persone che alla volte la manipolano. Io mi pare di aver visto qualche tempo fa addirittura su internet un sito che si chiama Ponti Sospesi, di un'associazione LGBT di persone appunto omosessuali credenti. Tu pensi che si possa legare questo binomio omosessualità e fede? No, raccoglieria, io sono ateo e anticlericale. Ok. Devo dichiarare non... anche ateo e anticlericale. Non riesco a capire come un cristiano possa dire comunque siamo partiti nel disegno di Dio, degli uffi, che gli asini volino, c'è tutto e il disegno, cioè, insomma, mettiamola. Io credo che il Vaticano e la politica espressa dal Vaticano e il fatto che la DC sia sparsa in tutti i partiti grazie al Vaticano, che ha un maggior controllo del Parlamento, non un minor controllo adesso, sia il peggior nemico degli omosessuali oggi in Italia. Io credo che manchi
in questo momento una frangia del movimento incazzata che risponda con fermezza al Vaticano, cioè facciamo un Pride a 1 milione di persone ma non siamo ascoltati, forse abbiamo qualche problema da questo punto di vista. Adesso faccio Bolognini sulle barricate, ma poniamolo questo problema, portiamo 1 milione di persone al Euro Pride di Roma quest'anno, anche grazie all'intervento di Lady Gaga, ma il movimento gay ha portato Lady Gaga in Italia, ha chiesto Lady Gaga di arrivare in Italia e Archie Gay l'ha fatto, ok, però non muoviamo una virgola, forse dobbiamo muoverci più verso il Vaticano, non so, o cercare di creare un consenso rispetto a questa forte opposizione, cioè sul divorzio abbiamo vinto in Italia. E la questione del divorzio e del matrimonio gay sono molto simili da questo punto di vista. E le forze messe in... cioè la Chiesa Cattolica Italiana ha reso la questione del matrimonio gay una questione simbolica sulla quale non vuole tornare indietro. È una questione che interroga il ventre degli italiani, che avvicina gli italiani, quindi è chiaro che se parliamo di maggioranze, di numeri, magari siamo dietro sul matrimonio gay, però è una questione che idealmente invece che più là interroga che senso abbiamo della democrazia, cosa pensiamo dello Stato, che cosa pensiamo della cittadinanza e cosa pensiamo della libertà degli altri di esprimere i propri affetti, qualunque tipo di affetto esso sia, insomma, che non lede comunque, come posso dire, cioè, penso che ci siamo capiti. Quindi la Chiesa Cattolica è nemica degli omosessuali oggi in Italia, in quello che pubblica, in quello che esprime, e nei gangli ai suoi uomini nel posto del potere, dove possono comunque bloccare. Non sapete che difficoltà ci sono state in Istat, che non è una succursale del Vaticano, e in Istat quest'anno è per inserire gli omosessuali e le coppie gay nel censimento italiano. Le coppie gay saranno censite perché Istat, un ente laico, è prevalso il desiderio di scientificità, cioè se voglio tracciare una fotografia il quanto più possibile nitida della situazione italiana oggi, devo includere anche le convivenze tra persone dello stesso sesso. Okay? E ce lo chiede anche l'Unione Europea dall'altra parte, così. Però il gioco è stato molto sottile tra Istat, garante della privacy, per cui certi dati non si possono dire, così via. E fate qualche conto e andate a controllarlo voi, chi è cattolico qui o chi è stato messo in determinate posizioni perché ha ribadito più volte la sua fede in Gesù Cristo, nostro Signore, eccetera. E è su questo probabilmente che dovremmo puntare per rompere il muro, per creare delle crepe e per suonare. Però ecco, siamo a buon punto, insomma, per prevalere il mio ottimismo, nel senso che l'omosessualità oggi sta molto meglio di 20 anni fa e ne vedremo delle belle, ecco. Stefano, guarda, il tempo a nostra disposizione è purtroppo terminato, è passato un'ora, anche se forse non ce ne siamo resi conto. Io invito tutti i nostri web ascoltatori ad andare sul tuo sito www.stefanobolognini.it, perché è interessantissimo, perché si può veramente conoscere un mondo. Specie, non è detto che devi essere gay per poter leggere cose che comunque riguardano il mondo LGBT. E poi niente, ti invito sicuramente a qualche altra nostra puntata, perché ogni argomento del tuo sito effettivamente tratta temi di interesse generale, non solo della comunità LGBT. Quindi ti ringrazio ancora Stefano Bolognini, che ripeto, ha un sito internet www.stefanobolognini.it ed è comunque responsabile di comunicazione di Arcigay e collaboratore di altri importantissimi, è vero, di altri importantissimi giornali tipo il Pride. Ok, ti ringrazio. Grazie, voi Stefano. E spero di risentirvi e di non avervi annoiato troppo, insomma, ecco. Assolutamente no. Roberto, ti ridiamo la linea.